non è certo la prima, non sarà certo l'ultima. Ma diversamente da quelle che l'hanno preceduta e che la precederanno, questa tournée dell'Interamnia rappresentava di per sé un'impresa assai ardita. Tre pullman, 172 persone tra atleti, turisti, studenti, insegnanti e musicisti. Una combinazione alquanto rischiosa, una sfida lanciata ad esigenze, aspettative, età diverse. La stessa organizzazione temeva di aver fatto un passo più grande della propria gamba e ognuno in cuor suo sospettava grosse difficoltà pratiche. Ma già sul pullman sentivi i timori dissiparsi ogni chilometro di più. Mentre la coesione cresceva, le aspettative di uno si facevano di tutti. E dopo 24 ore di viaggio, dei timori non restava neanche più l'ombra. Divisa in 22 quartieri, vi abitano in 2,5 milioni. E Budapest, cuore politico, economico e culturale dell'Ungheria, ribattezzata Regina del Danubio per la sua superba bellezza che richiama ogni anno migliaia e migliaia di turisti da ogni parte del globo. Girando per le sue strade, Budapest ti racconta la sua storia. Testimoniano il suo passato di colonia romana, le rovine, le terme, l'acquedotto e l'anfiteatro, tutti risalenti al secondo secolo d.C. Il suo periodo medievale è invece documentato da imponenti edifici fatti costruire dai sovrani ungheresi, mentre i bagni turchi restano il segno della dominazione turca. Infine, qua e là si notano l'influenza barocca austriaca, qualche tocco di classicismo e accenni di liberty ungherese. La città, risultato della fusione di tre piccole città, Obuda, Buda e Pest, è ricchissima di sorgenti naturali. Se ne contano addirittura 120, che danno vita ad importanti impianti termali di cura e di riabilitazione degli organi locomotori. Il Danubio, che divide in due la città, è attraversato da 8 ponti, costruiti tutti in stili diversi. I più famosi sono il Ponte delle Catene, quello della Libertà e quello Margherita. La metropolitana della capitale ungherese vanta il primato di più antica in Europa. Infatti fu costruita nel 1896 e lo zoo, inaugurato oltre 100 anni or sono, conta tra i suoi ospiti ben 5.000 specie di animali. Numerosissimi i monumenti della città, dalla Piazza degli Eroi con l'Arcangelo Gabriele al Palazzo delle Marionette, ornato di delicatissimi graffiti dorati, dal Parlamento alla Chiesa di Mattia, l'incantevole edificio gotico con il tetto di piastrelle e di maiolica colorata, situato sulla collina del castello. Qui Mattia I Corvino, re d'Ungheria, sposò in seconde nozze Beatrice d'Aragona, figlia di Ferdinando I, re di Napoli. Ecco il Parlamento. Iniziato nel 1884 e terminato agli inizi del Novecento, esso è composto da una cupola, rappresentante l'anno, 12 torri, rappresentanti i mesi, e 365 torrette, rappresentanti i giorni. Al suo interno si trovano 27 maestose scalinate, 42 kg d'oro a 24 carati e tappeti rossi per una lunghezza complessiva di 3,5 km. Al primo piano il Parlamento custodisce una pregevole biblioteca di oltre 500.000 di libri. Di altissimo interesse artistico sono il Museo delle Belle Arti, da cui qualche tempo fa furono trafugate opere italiane di incommensurabile valore, e la Galleria d'Arte Nazionale, dove si trovano esclusivamente opere ungheresi.
tra gli imponenti edifici sportivi ricordiamo lo Stadio del Popolo, il Piccolo Stadio e il Palazzo dello Sport, mentre le attrazioni per i giovanissimi sono da citare il Luna Park e il Circo Permanente. Molto famosa anche nei paesi occidentali è la strada delle parate, poiché ogni anno televisioni di tutto il mondo vengono a riprendere la monumentale manifestazione che celebra il 1° maggio. L'importantissimo nodo fluviale e aereo, Budapest è perfettamente attrezzata ad ospitare turisti e uomini d'affari. Essa dispone infatti di modernissime e superbe catene di hotel, quali il Forum, il Duna International e l'Atrium. Quest'ultimo, con un'incantevole combinazione di giardini pensili, di ascensori in vetro e giochi d'acqua, è una delle strutture architettoniche più affascinanti della città. Accanto ai piccoli negozi antichi, cominciano ora a fiorire grossi magazzini sullo stile americano. Ne sono un esempio l'enorme complesso Sugar e ancora più grande e moderno il complesso Scala, dove c'è anche una filiale di una ditta tutta made in Italy, la Bento. Hotel, banche, poste, agenzie di import-export sono tutti esercizi rigorosamente statali, mentre le tavole calde, le boutique e alcuni tassi vengono lasciati all'iniziativa privata. Il costo dei trasporti è molto basso. Una corsa in tram o in filobus costa solo 2 fiorini, circa 70 lire italiane, mentre l'autobus extraurbano ne costa 3, circa 100 lire. Una telefonata urbana costa 2 fiorini, che poi è anche il prezzo di una tazzina di caffè. Ovviamente tutto ciò va però riportato allo stipendio medio, che non supera le 300.000 lire mensili. I prezzi si fanno però più elevati se si acquistano beni voluttuari di importazione. Un disco di produzione ungherese costa infatti 100 fiorini, circa 3.400 lire, mentre un disco inglese, per esempio dei Simple Minds, ne costa ben 250. Per ottenere la pensione è necessario un minimo di 20 anni di lavoro e l'età minima è di 55 anni per la donna e 60 per l'uomo. In risposta al preoccupante decremento demografico registrato negli ultimi anni, il governo ungherese ha stabilito che la donna può restare a casa nei 3 anni successivi alla nascita del bambino, riscuotendo ciò nonostante metà del suo normale stipendio lavorativo. Così Budapest, la grande regina del Danubio, si è svelata ai nostri occhi, curiosi, avidi e stupiti al tempo stesso. È vero, occhi di turista, di atleta, di studente, di musicista. Occhi diversi, senza dubbio, ma quel che importa di più è che oggi noi, tutti insieme, possiamo ricordarla così.